Sono due cose peggiori che possono capitare a un essere umano: essere sotterrato vivo e essere messo in galera innocentemente. Luglio del 1983. Un fatto di cronaca nera che tolse a tutto il paese il fiato. Ricordo queste immagini continue ai telegiornali. I nostri genitori ci impedivano di uscire di casa. Avevamo delle prove dirette, e cioè due fonti che dicevano sono stati loro. E noi erano gli assassini. I giudici hanno confermato 3 condanne a vita. Ad uccidere materialmente Barbara Sellini, di 7 anni, e Nunzia Munizzi, di 10, sarebbero stati 3 giovani del rione Incis. Pensami che pulita e poi non mi interessa niente più. Questa non è la verità. Non lo è. Quasi subito si sa che erano state assassinate e bruciate. Per la prima volta ci sentimmo mancare il terreno sotto i piedi. Noi nella vita abbiamo perso tutto. Da bambini siamo diventati adulti. Questo processo purtroppo ha avuto un'indagine sbagliata. Ero convinta che la verità non fosse quella. Ma noi siamo innocenti. E chi vi crede? Thank you.